Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati. Il viaggio tra le stelle dello sport ligure riparte con la quarta puntata che spazierà da Genova fino a Sarzana, passando per Rapallo, ma entrando anche nell'entroterra genovese, a caccia di storie e di realtà sportive che quotidianamente rendono il mondo sportivo della Liguria sempre più ricco e partecipato. Iniziamo con quella che è davvero una chicca, firmata dall'UISP Genova, è la Genova Port Run, ovvero la prima maratona che si correrà interamente nel porto di Genova, un'anticipazione che ci fa il presidente della provincia di Genova, Alessandro Repetto, e con lui il numero uno della Lega Atletica Leggera dell'UISP, ente di promozione sportiva che per numeri e qualità dell'attività è sicuramente numero uno in Liguria, così come a livello nazionale. Andiamo a scoprire dunque le novità di questa corsa unica il prossimo 25 marzo 2012, tutti con la Genova Port Run nel porto di Genova. Sì, devo dire che è una delle attività che praticamente provengono un po' dal Genova Port Center e che naturalmente ha lo scopo di fare in modo che venga praticamente ancora una volta messo in evidenza questo rapporto tra città, territorio e porto. Il porto fa parte della città e naturalmente deve essere vissuto anche come sotto un profilo ludico, per cui quale la migliore manifestazione da un punto di vista podistico che entrare nel porto, conoscere, specialmente in un giorno in cui tra l'altro ci sarà anche lo sbarco di una nave da crociera, capire quali sono i problemi del porto e nello stesso tempo vivere il porto anche come elemento di suggestione, non soltanto da un punto di vista paesaggistico ma anche da un punto di vista proprio sportivo. L'augurio che io faccio è proprio questo, che lo scopo l'abbiamo anche voluto costruire questa diciamo corsa podistica proprio per farla diventare promozione per il porto. Può darsi che in considerazione del sito, in considerazione della particolarità, tra l'altro l'arrivo alla lanterna, il simbolo della città, questo contesto un po' particolare possa veramente portare un grande numero di podisti a vivere quella giornata, non solo podisti ma anche amatori del mezzofondo, e quindi magari segnare per il futuro un grande appuntamento per Genova sotto profilo promozionale. Credo che un'esperienza di questo genere per Genova è la prima volta, ma sarà la prima volta anche a livello nazionale e crediamo europeo, dopo un'indagine preliminare che abbiamo svolto. Si correrà interamente in ambito portuale, questo succederà con la Genova Port Run il 25 marzo prossimo, una domenica mattina, partenza alle 10 dalla zona Galata Museo del Mare e arrivo proprio nel cuore del porto, nel luogo simbolo che è la lanterna. Quindi proprio il traguardo verrà posto sulla terrazza panoramica al piede della lanterna. Si attraverseranno tutti gli ambiti portuali più importanti, quindi terminal traghetti, terminal merci, si arriverà al giro di boa posto in corrispondenza dell'accesso Derna in zona Fiumara per i meno esperti in viabilità portuale e si ritornerà attraverso la sopraelevata parallela a lungomare Canepa proprio alla lanterna. Il percorso non è di particolare difficoltà e quindi proprio per questo ci aspettiamo una grossa partecipazione di appassionati, sia per lunghezza che per caratteristiche tecniche. Non vi sono particolari asperità se non quel minimo tale da sgranare un po' il gruppo in vista dell'arrivo, meno nella quale diciamo l'ultimo chilometro meno ampio, un pochino più tecnico per così spazi disponibili e la rampa finale di accesso alla lanterna stessa. A Sarzana c'è una realtà straordinaria, ovviamente la conoscono tutti, anche perché l'Hockey Sarzana del presidente Maurizio Corona ogni volta che gioca in casa riempie il palazzetto, più di 800 spettatori di media. Stiamo parlando di hockey a rotelle, hockey su pista, stiamo parlando della Serie A e di un sogno che da tanti anni prosegue a Sarzana. Serie 1 è un traguardo arrivato
dopo anni di sacrifici, che rappresenta il vertice, perché diciamo che l'hockey professionistico, tra virgolette, perché poi è sempre uno sport dilettantistico, però quell'hockey alto livello in cui ci sono giocatori che lo fanno, diciamo, per, quasi per mestiere, è solamente la 1. Perciò nella 1 ci sono squadre con 3 stranieri, ci sono squadre attrezzate in maniera importante, che partecipano anche alla Champions League, che partecipano a, in giro. E poi c'è tutta un'altra serie minori che invece sono già, infatti noi abbiamo anche la serie B, che è fatta per giocatori tutti locali che giocano in serie B, tutto anche di vertice. Noi, il nostro obiettivo, visto che l'hockey lo permette, poter arrivare anche in serie 2, facendo una serie 2 con tutta di giocatori di Sarzana, e che frutto il nostro vivaio. Il vivaio per noi è qualcosa di importante. Abbiamo circa a Sarzana oltre 130 hockeyisti in erba. Siamo il primo sport cittadino per pubblico, siamo la realtà più cliccata sui siti della zona, più diciamo con maggior frequenza di uscite sui quotidiani locali, ma questo non perché perché è interesse della cittadinanza leggere di hockey su pista Sarzana. È importante anche sottolineare i pienoni che fate durante le partite interne del vostro campionato, segnale anche di grande attenzione per quella che è la vostra attività, segnale del fatto che l'hockey Sarzana è ormai una realtà consolidata. Sì, noi abbiamo, diciamo, inventati un come dico io, inventati l'amministrazione un palazzetto, giochiamo dentro il vecchio mercato ortofrutticolo che tiene 800 persone, tutti i sabati è la gente, oltretutto 800 persone, di cui 500 vedono bene, 300 non so cosa vedono, non ho ancora capito io dalla parte cosa possono vedere di bello la partita. C'è gente che per prendere i posti migliori viene anche un'ora e mezzo prima. Insomma, questa qui è una grande soddisfazione per tutto il lavoro che abbiamo fatto, come la grande soddisfazione che quest'anno una banca come Cari Spezia ha cercato loro l'hockey Sarzana, perché come ha detto il dottor Ghisellini, che è il direttore di Cari Spezia, di tutta generale Cari Spezia, eravamo la realtà più interessante di tutta la provincia di La Spezia. Il viaggio di Stelle nello Sport prosegue e vi fa entrare nel mondo davvero magico della ginnastica, un movimento che ha numeri straordinari soprattutto in età giovanile. Ginnastica che è uno degli sport propedeutici all'attività sportiva. E allora a Genova vi presenteremo una realtà storica come la ginnastica Robattino con il suo presidente Michele Cioffi, ma faremo tappa anche a Rapallo, dove la locale società di ginnastica raduna centinaia di giovani ginnasti con saggi durante l'anno, con gare di ritmica a livello nazionale e un grande entusiasmo fatto dai genitori, dai dirigenti, da una squadra, la ginnastica Rapallo, che sta ricevendo consensi e che sta meritando la nostra copertina. E allora la ginnastica a Stelle nello Sport. Un bilancio più che positivo, perché visto l'impostazione che la società da tempo, quasi direi da sempre, poi si è data di avere una base molto larga di adesioni iniziali del settore giovanile, quindi quest'anno si è visto proprio che questo ha funzionato molto bene, perché le leve giovanili si sono affermate in tutte le competizioni regionali con 196 podi, ecco, per dare un numero. Una storia costellata di successi, tra l'altro proprio alla cerimonia olimpica del CONI Liguria si ricordano gli exploit di Sydney 2000. Eh sì, difatti, ecco, questa è una dimostrazione che ciclicamente, visto che anche le Olimpiadi sono cicliche, diciamo,
i programmi tendono a partire da una base molto larga per avere risultati, poi come oggi sappiamo che ci sono le premiazioni di Arianna Rusca e Silvia Gregorini che hanno fatto le Olimpiadi del 2000 a Sydney. E a questo punto ci crediamo, perché intanto la vicenda parte dal passato molto arretrato, c'è una dozzina d'anni che la società ha una sua idea di espansione dei propri impianti, specialmente nell'area di Via Saluzzo, perché oggi la ginnastica artistica e ritmica sono dei laboratori che hanno bisogno di attrezzature particolari, non si può più avere la destinazione della palestra, ma ci vuole la struttura specializzata, disponibile a tempo pieno e la più ampia possibile. Perché un riconoscimento importante per la vostra società, Presidente, una certificazione etica dal Patron che davvero attesta la bontà del lavoro di promozione che state svolgendo. Sì, lunedì ci hanno chiamato a dare questa certificazione qua, siamo molto orgogliosi anche per il fatto che noi la certificazione l'abbiamo ottenuta per la serietà della nostra società. Ormai sono 38 anni che lavoriamo su Rapallo, noi siamo di Rapallo naturalmente, giriamo su tre palestre comunali, e non è facile arrivare in fondo con 38 anni di attività. Le nostre atlete partono dai 3 anni, piccolissime, poi vanno sui 20-22 anni, ne abbiamo una che è rientrata, ci ha fatto veramente piacere, nella Serie A che è rientrata e ci ha classificato veramente bene, cioè, non ne perdiamo lungo la strada, anzi ritornano perché vogliono bene la società e tutto questo. Comunque giriamo anche su un fatto di iscritti sui 200 tutto l'anno, quindi è una società che non lascia niente altrove. Come dissi anche lunedì al Panatro, sono il bello della nostra società, non è che perdiamo i genitori, ma mandano a ginnastica anche nel futuro i figli che hanno. Diciamo. La Serie A siamo retrocessi per vicissitudini che si sono accavallate dall'infortunio della straniera a 2 giorni dalla prima gara di campionato, e quindi a dover cambiare le ginnaste in pedana al volo, all'infortunio, una malattia che purtroppo ha messo KO una nostra punta di diamante, quindi anche lì abbiamo dovuto subentrare con altre ginnaste pronte, noi tecnici tutti pronti, comunque molto professionali nel lavorare con le ginnaste, anche queste ragazze che non solo vengono da Rapallo, ma abbiamo anche 2 ginnaste che vengono, una da Lucca e una da Firenze, sempre pronte e disponibili negli allenamenti durante la settimana e anche durante i fine settimana, nonostante l'inizio della scuola e quindi interrogazioni e cose, si sono comportate benissimo, abbiamo finito il campionato a testa altissima, rispetto anche a società che invece erano molto più forti sulla carta, ci siamo comportati molto bene. Sabato abbiamo finito la nostra esperienza in Serie A e speriamo di rientrare molto presto, anche perché tutti ce lo augurano. I corsi funzionano così, sono dei settori per cui c'è il settore agonistico, pre-agonistico e agonistico, e il settore amatoriale che non ha niente da, diciamo, da recriminare visto l'agonismo, però c'è un po' meno impegno da parte delle ginnaste, chiaramente quelle che non vogliono l'impegno tutti i giorni a allenarsi. Poi ci sono le bambine piccoline, proprio quelle dell'asilo, e questi lavorano tutto l'anno, socializzano e si preparano per i saggi che ci sono a metà anno e a Natale. Adesso il prossimo è quello del 22 dicembre alle 19.30 alla Casa della Gioventù, dove ci saranno tutti, dalla più piccola che ha 3 anni alla più grande che ne ha 22.